Dovremmo avere in linea dal mondo delle ombre che chiamiamo il presidente Berlusconi, vediamo se ci... Ciao Gianfranco! Ecco, caro presidente... Io ti sento lontanissimo. Guarda, sei emigrato anche tu, come vorrebbe fare il 47% degli italiani se fossero nelle condizioni di poterlo fare. Presidente, hai una fortuna che Renzi non ha, perché hai davanti il Parlamento virtuale. Tu, essendo un liberale, vuoi confrontarti col Parlamento virtuale, mentre lui vuole ai piedi il Parlamento reale. Questa è la differenza della giornata. Mi sono veramente tanto lontano. Sai che ho avuto una brutta impressione circa il nostro Parlamento in occasione dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica? Ho visto 1000 persone applaudire a ogni frase, felici, contenti, e mi hanno dato proprio l'impressione di una felicità di appartenere ad una casta privilegiata che applaudiva appunto a ogni frase e che concretizzava un distacco profondo. Quel distacco che esiste tra la politica e i politici e la gente fuori che invece si diceva ma tutta questa attenzione, impegno per eleggere un nuovo presidente e invece qui a noi mancano i soldi per arrivare alla fine del mese. Ecco, mi è sembrato che veramente si sia fotografata una distanza che esiste tra la politica, i politicanti e i cittadini, e questo credo che sia qualcosa che, di cui purtroppo noi oggi dobbiamo tenere conto. Comunque Gianfranco, complimenti a te che sei sempre pieno di iniziative, complimenti e grazie anche da parte mia a tutte le persone che hanno deciso di dedicare dei giorni a discutere delle esigenze del paese, a discutere di ciò che si dovrebbe fare per risolvere i problemi del nostro paese, della nostra democrazia, dell'oppressione burocratica, dell'oppressione fiscale, dell'oppressione giudiziaria, di cui siamo tutti purtroppo profondamente consapevoli. E ti devo dire che io credo che ci sia ormai in tanti di noi la consapevolezza di vivere in una democrazia che non è una vera e piena democrazia, perché siamo governati dal terzo governo consecutivo che non è stato eletto dal popolo, da un presidente che non ha preso nessun voto per fare il presidente del Consiglio e da una maggioranza che è frutto di una elezione, quella del febbraio del 2013, in cui il distacco tra noi e loro è stato solo dello 0,37%, ma noi, forse sbagliando, abbiamo tuttavia il convincimento che avessimo vinto noi le elezioni per molti voti in più, ma che non siamo stati capaci, assolutamente colpa e demerito nostro, di apprestare le difese del nostro voto di fronte alle professionalità di una sinistra che pratica lo spoglio delle schede in un certo modo da decenni. E quindi purtroppo il risultato vero del voto non lo sapremo mai, abbiamo dentro di noi il convincimento fondato che il risultato sarebbe stato molto diverso. Ma a parte questo, questo governo non eletto dal popolo si sostiene oggi su una maggioranza che è frutto di una elezione come quella di cui ho parlato e che si concretizza alla Camera su 148 deputati che sono incostituzionali perché la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale precedente e quindi anche l'incostituzionalità di questi 148 deputati che invece sono lì e votano per le riforme
della Costituzione e votano per l'elezione della più alta carica dello Stato, che è il Presidente della Repubblica, e questo alla Camera. Al Senato addirittura ci sono 32 senatori che erano stati eletti dagli elettori del centrodestra con il chiaro mandato di contrapporsi alla sinistra, che invece sono passati armi e bagagli a fare il sostegno, la stampella di un governo di sinistra. Quale governo di sinistra adesso pesca altri senatori in altri partiti che si erano presentati come partiti di centro, non facenti parte appunto della sinistra, partiti di centro, ricordiamoci il partito di Scelta Civica, che si era presentato inizialmente come schierato nel centrodestra e poi perseguendo degli obiettivi che erano principalmente quelli di far fuori chi vi parla, ci aveva sottratto con quasi un 10% la maggioranza ed aveva praticamente consegnato il paese alla sinistra. Ecco, questo partito adesso si è sciolto e molti membri suoi sono passati di là. Ci resta la considerazione che quando noi, per difenderci da chi ci sottrae parlamentari, operiamo la ricerca di parlamentari che vengono a sostituire quelli che sono passati nostri dall'altra parte, violando il voto degli elettori e anche gli impegni che avevano assunto e firmato con noi, quella di dimettersi ove avessero scelto di non restare più nel nostro gruppo. Invece quando succede che avviene da noi come difesa da qualcosa di negativo e di antidemocratico che è successo, è un reato e si alzano alti cori di disappunto e di accusa. Quando invece succede dall'altra parte, questi signori sono considerati degli eroi. E vabbè, questa è un'altra situazione negativa a cui dobbiamo assistere. E poi c'è anche il fatto, per finire, che il centrodestra ha avuto eliminato dalla scena politica con gli strumenti che non sono gli strumenti della democrazia, il leader di Forza Italia, il leader del centrodestra, che è impossibilitato di svolgere un'attività in Parlamento, è stato escluso dal Parlamento e che è stato messo fuori praticamente dalla possibilità di essere protagonista della politica e che viene citato su tutti i giornali come il condannato, il pregiudicato, il detenuto, l'ex cavaliere, che non è vero niente, perché mi trovo ad essere sempre il cavaliere del lavoro per tutto quello che appunto ho fatto da imprenditore e che nessuno mi ha contestato. Bene, comunque questa è la situazione nella quale noi abbiamo accettato di dare il nostro supporto a delle offerte di cambiamento che sono venute dalla sinistra su quelle modifiche degli assetti istituzionali, su quelle riforme che noi avevamo già iniziato a fare nel 2005 e che la sinistra, perseguendo sempre la politica del tanto peggio e tanto meglio, aveva cancellato mettendo in campo un referendum abrogativo che gli italiani poi hanno voluto sostenere. E questo è un vecchio vizio degli italiani che non abbiamo ancora noi davvero mai imparato a votare, e votiamo sempre in modo troppo frazionato, e questo è qualche cosa che rimane, perché nelle riforme così come si stanno delineando avete visto che è stato messo lo sbarramento soltanto del 3%, che riguarderà praticamente solo l'opposizione, e si avrà quindi, se queste riforme andranno avanti in questo modo, una opposizione estremamente frammentata, incapace di essere opposizione vera. Ecco, quindi noi siamo stati dentro questa
questo sistema, questo patto del Nazareno, a cui da tutte le parti sono stati attribuiti chissà quali intenzioni nascoste, eccetera. Non c'era e non c'è nessuna intenzione nascosta, c'era soltanto da parte nostra la coerenza di volere dare un contributo a quelle riforme che noi avevamo visto e che riteniamo ancora oggi importanti per rendere governabile il nostro paese, e che se anche se vengono proposte e finalmente direi dalla sinistra meritano di essere portato a termine. Però c'è qualcuno che questo spirito di condivisione non l'ha rispettato, non si sono rispettati quelli che erano gli accordi, lo spirito di condivisione è venuto meno proprio nel momento in cui si doveva eleggere la più alta istituzione della Repubblica, e quindi noi non ci sentiamo più di fronte a un comportamento di questo genere di continuare nella direzione sin qui seguita. Daremo ancora il nostro voto a quelle riforme che verranno presentate se riterremo che siano positive per l'Italia e per gli italiani, ma non lo faremo più accettando tutto quello che avevamo sin qui accettato proprio per amore di riforma, per amore di risultato positivo. Abbiamo accettato il doppio turno dopo il 40%, che per il centrodestra è un disastro, abbiamo accettato la divisione in candidati nominati e candidati eletti con le preferenze, che è anche qui una cosa che non sta in piedi, a parte che io ricordo che le preferenze fanno parte solo della nostra tradizione politica, ma che contengono un mare di pericoli, con quell'incremento che si è dato al voto di scambio mettiamo tutti i nostri eletti nelle mani dei pubblici ministeri, quindi credo che bisognerebbe pensarci davvero tanto. E poi tante altre cose, come per esempio l'ultima imposizione direi che ci è stata fatta, quella della lista unica, che è un qualcosa che può ben essere realizzato per quanto riguarda l'attuale situazione della sinistra, ma che è molto difficile da realizzare per quanto riguarda purtroppo il centrodestra, che è diviso in diverse forze politiche. Ecco, io credo che noi adesso ci siamo sgravati di un peso, che possiamo ritornare a lavorare fortissimamente nella direzione di ricostruire un forte e compatto centrodestra, che saremo naturalmente sempre disposti a dare il nostro voto a qualunque proposta ci venga dalla sinistra che ritenessimo, ripeto, utile per il Paese, ma che riprendiamo il nostro ruolo di oppositori diciamo in pieno a 360 gradi, il che era francamente mancato in una situazione come quella che ho ricordato, di una democrazia che non è oggi veramente una democrazia, è una democrazia a metà, è una democrazia, come dire, commissariata. Credo che dobbiamo essere tutti consapevoli e che dobbiamo operare affinché questa situazione possa presto essere cambiata e si possa ritornare a una democrazia completa. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare, questa è la fotografia che noi abbiamo della situazione del nostro Paese. E quindi ritorno a dirvi bravi e a ringraziarvi per essere lì in campo a discutere di qualcosa che non sembra essere chiaro a tutti gli italiani. Io vedo che nei telegiornali, nei giornali si fa tutto come se la situazione in Italia fosse normale, come se non ci fossero stati 4 colpi di Stato negli ultimi 20 anni, come se il governo eletto dagli italiani e costretto alle dimissioni nel 2011 non avesse rappresentato un vero e proprio quaio culpetà, come l'ha definito il principale giurista tedesco, e come se ancora ci fosse a governarci un governo che abbia avuto i voti dagli italiani. No, non è così, ci sono troppe cose che non ci fanno essere
piena democrazia, credo che sia importante che tutti noi lo facciamo sapere a tutti gli italiani, che acquistino la consapevolezza di doversi dedicare, nonostante come dire, la delusione, il disgusto che molti provano verso questi politici e questa politica, devono capire che devono interessarsi del proprio destino, del proprio bene, ed è una decisione che non deve tenere lontano dal voto più del 50% degli italiani. Ecco, credo che dobbiamo fare un grande lavoro come quello che state facendo voi adesso per far crescere negli italiani, in quel 50% di italiani che non sono andati a votare alle ultime elezioni e che dai sondaggi ci dicono di non voler andare a votare, la consapevolezza che invece si devono interessare del loro futuro e devono responsabilmente, con il loro voto, cambiare questa situazione attuale del nostro paese e avviare invece una soluzione che sia di vera democrazia, di vero rispetto dei diritti di tutti gli italiani e per la garanzia di una piena e completa libertà per tutti noi. Grazie Presidente. Qui oltre all'applauso il Parlamento è tutto in piedi qui a salutarti, e l'ultima volta al telefono, perché hai ricordato che sei stato con un colpo di Stato espulso dal Parlamento in cui milioni di italiani per 20 anni ti hanno eletto, e quindi il Parlamento virtuale ti aspetta. Va bene, vi ringrazio tutti. E vi garantisco che per quanto mi riguarda mi impegnerò affinché si possa davvero cambiare questa situazione così preoccupante e assolutamente inaccettabile. Un abbraccio a te Gianfranco, ti voglio bene, lo sai, ti stimo e sei una persona chiara, veramente con una assoluta onestà intellettuale, come in politica se ne trovano pochi. Tanti auguri a tutti, un abbraccio affettuoso a te e un abbraccio forte a tutti presenti. Grazie.